Amici di Maria, il primo album in uscita è di Zik. Il talento di Canale 5 continua a collezionare dischi in uscita, ecco quali sono i cantautori prossimi al mercato discografico. Amici di Maria De Filippi è da anni ormai un vero e proprio ufficio di collocamento, tra ballerini e cantanti, quasi tutti i partecipanti ricevono successivamente alla trasmissione delle proposte di lavoro. E quello che è avvenuto a Zik, nonostante la sua uscita dal programma di qualche settimana fa. Il cantautore è entrato nella scuola di Amici a dicembre, dopo aver vinto una sfida contro un allievo. Il nome d'arte Zik è ripreso da un personaggio di un cartone animato abbastanza sfortunato ed è così che si sente anche Lorenzo Ciolini, vero nome del ragazzo 26enne di origine toscana. Ha imparato a suonare la chitarra da piccolissimo ed ha incominciato a scrivere canzoni all'età di 16 anni. Si ispira ai grandi cantautori italiani come Tenco, Gaetano, Cocciante, Zero e queste influenze si sentono tutte nei suoi testi. Carattere deciso e testardo, nella scuola ha fatto parlare per le continue discussioni con Carlo Di Francesco e Rudy Zerbi che hanno sempre riconosciuto la grande capacità autorale di Zik, ma l'incapacità di trasmettere ed emozionare con la voce. Il pubblico lo ricorda anche per un presunto flirt con la ballerina Valentina, ma ancora non è chiaro se i due stiano insieme. La vita all'interno della scuola non è durata molto e infatti è riuscito a portare alla luce solo due inediti, entrambi scritti da lui, Capodanno, che ha avuto un importante successo di pubblico, e Perché sono rimasto da solo, e entrambe canzoni validissime, innovative e che sicuramente troveranno posto nell'album. La proposta della Sony è il primo album di inediti. Come spiegato più volte da Maria De Filippi, la permanenza all'interno del programma nella fase serale è solo un passaggio. Zik, infatti, nonostante sia uscito da diverse settimane, ha comunque ricevuto una proposta di contratto di lavoro dalla Sony. Settimane il cantautore toscano è rimasto chiuso nella sala d'incisione per registrare Faceva Caldo, primo album di inediti per Zik e primo disco in uscita per questa edizione di Amici. Il lavoro troverà luce venerdì 25 maggio e sarà disponibile nei negozi autorizzati e sulle piattaforme online Spotify, iTunes e Google Play. A giugno l'album di Biondo. Un altro attesissimo disco, soprattutto per le più giovani spettatrici del programma, è quello di Biondo, eliminato proprio nell'ultima puntata di sabato 19 maggio dopo la sfida diretta con Einar. Biondo ha ricevuto la bellezza di tre proposte da tre case discografiche diverse e sembrerebbe aver scelto la Sony, anche se a confermarcelo sarà solo il suo primo lavoro in uscita il prossimo 1° giugno 2018.